Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio presentarvi con questo vlog un'idea, insomma, un'idea per una rubrica. Perché io nel corso degli anni ho portato centinaia di giochi e non tutti poi mi ricordo di andare a riscoprirli, così come tanti altri magari li riscarico perché scopro di aggiornamenti. Quindi vorrei aprire, e vedremo sempre se questa cosa avrà successo, insomma sarà guardata o meno, e questo decreterà anche il suo proseguio o meno. La rubrica riguarda delle domande, adesso dovrò decidere ancora come chiamarla, ma mi piacerebbe che sotto questo video mi faceste delle domande riguardanti magari principalmente i giochi. Poi si può anche andare oltre, però... Diciamo, vi faccio un esempio, non so, hai giocato ancora ad Astronia? Com'è la situazione? E io in un vlog, che poi saranno numerati, io andrò a rispondere sullo stato attuale di giochi, anche magari andrò anche a riscaricarmeli, a riprovarmeli, magari far vedere qualche immagine, poi magari potrete fare anche domande oltre questo, dire... che progetti ci sono, qual è il gioco che aspetti di più, qual è l'indie, che cose di questo tipo vanno bene. Più ne arrivano, più episodi si fanno poi per il futuro. Quindi questa è la mia idea di fare una sorta di aggiornamento, dato che le news le decido sempre io e magari non tutte le news sono news che tutti stanno aspettando, mi piacerebbe che foste voi a domandare, a dire, non lo so... Electrician Simulator, si sa qualcosa quando esce? Io leggo la domanda e mi informo. Se ce l'ho, lo riscarico e vado a provarlo. È stato aggiunto l'italiano su Pit People? È stato migliorato l'italiano su Pit People? Esempio, ho detto una cosa a caso, un titolo a caso, il primo che mi è venuto in mente. Riscarico il gioco, lo vado a provare e ve lo faccio vedere. E cose di questo tipo, in modo in cui si va a rispondere a domande fatte da voi riguardo ai giochi. Devo ancora decidere il nome della rubrica, è un'idea che mi è venuta di getto prima, mi ho detto faccio subito il blog così almeno iniziamo subito e prima arrivano le domande migliori, prima mi metto al lavoro. Ragazzi, io vi ringrazio ancora della visione, fatemi sapere, commentate qua sotto, fate tante 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 domande. Alla prossima e ciao ciao!